Sei? Sono! Buonasera! Noi siamo le Perzoni e questa sera, come abbiamo già anticipato, intervisteremo delle persone. Un sacco di certo, sì! L'unico! Sono malate! No, siamo a tetta di blu, dobbiamo dimostrare come la visione delle tette in televisione possono beneficare le persone malate, perché sono una porta verso uno stato di benessere superiore. Allora, da quelle lavoratrici esporranno la dimensione, perché allora sono unite. Vabbè, siamo ospiti di questa trasmissione. Ma lui è ospite! E potremo curare tutte le persone che ci seguono a casa. Vabbè, con i problemi. Senti, siamo tutti e tre ospiti di questo posto. Esatto. Facci vedere le tette allora! Eccole! Tu? Tette? E tu? E ce l'ho! Ma come faccio senza? Vabbè! Oh! L'ho perse, una volta ce l'avevo, giuro! Non tu, poi l'ho perse! Non problema! Lui non è tetto munito! No! Però io chiederei a... Ah? Ilaria! Ilaria! Ti faccio un video sulle tette, gli risposta! Ilaria! Ilaria! Facci un video di domanda! Questo è il video di risposta, un video di domanda! Tu faccio un video di domanda! Ma non si può avere la domanda prima della risposta! Questo è un disagio! Fate il lavoro! Curato con la tettoterapia! Subito! Assolutamente! Allora, Ilaria, no, seriamente, Ilaria! Vogliamo un video di domanda a questo video! Allora, non di tettoterapia! Sorella, rilassati! Accidenti! Allora, noi non vi diciamo cos'è un video di domanda perché non lo sappiamo nemmeno noi, tu fallo. Cos'è un video di domanda? Non lo so, Ilaria, fai tu, adesso continuiamo l'intervista. Io non capisco perché il mondo sono tanti disagi, non è possibile. Siamo tutti figli del nostro disagio! È come un virus che si espande sempre. Cosa ne pensa del disagio? Penso che sia una cosa gravissima che va affrontata. Come? Come affronta il suo disagio? Io affronto il messaggio riesco a contenerlo, ma sono molte persone, sono molto più bravi di me. Io con la mia esperienza posso capire altre persone, ma tutto questo va affrontato con tettoterapia, è l'unica, è la porta per entrare nel mondo della soluzione, c'ha bisogno! Quindi lei si può definire una persona disagiata. Perché tu sta bene quando non è stato contrario? Perché non è il contrario, sono le persone che intervistano le persone. Questa cosa non mi dice. Intervistano le persone. Sì, sono una persona. Se noi siamo le persone. Cioè, le tette. Sì. Ma io non ci parlo. Io le tette, tu non ce l'hai. Si è offeso. Bene, ragazzi, la prima intervista è andata. Sì. Ci vedremo la mannaggia. E che ci sono? Va bene. Sei impotente, cazzo. Ci vediamo tra 5 minuti con l'intervista più importante di tutti, quella dell'attrice. A dopo. Ciao amici. Il disagio. Questa cosa. Le tette. Fuck bitch. Qualcuno ce l'ha. Qualcuno non ce l'ha. Ma quello che vi chiediamo attualmente, in una modesta opinione, avete mai messo giudizio in tette? Aspettiamo la vostra risposta. Seguiteci su www.tette.it. Mai messo giudizio?